La violenza sulle donne, come è stato detto, ha una dimensione talmente efferata di atrocità che non sembra nemmeno quando la vediamo, quando la sperimentiamo, sia pure indirettamente, non sembra più che viviamo in un'epoca moderna. Si capisce a fondo che è una violenza organizzata, sistematica, diretta da stati criminali e da organizzazioni criminali terroristiche che usano queste violenze per dare alle guerre e al terrore l'obiettivo di distruggere popolazioni intere. Hamas vuole distruggere lo Stato di Israele, così come la Russia vuole distruggere lo Stato dell'Ucraina. Tutto questo è un mondo al di fuori di quello che abbiamo costruito sul piano della legalità internazionale, della giustizia, della verità, del rispetto dell'essere, dell'esistere nella comunità di stati di cui facciamo parte, che non devono essere, non ci deve essere più nessuna concessione, nessun appeasement verso l'esistenza di stati terroristi. Come sapete, sono 186 giorni da quando è iniziata la guerra e abbiamo ancora 130 ostaggi a Gaza. Sono qui perché devo essere la voce dei nostri ostaggi, perché loro non hanno voce. E purtroppo tra questi ostaggi abbiamo 19 donne. 14 di loro sono ancora vive, per quanto ne sappiamo. La maggior parte di loro sono molto molto giovani, stiamo parlando di 18, 19, 20 anni. Davvero questo mi ha spezzato del cuore. Vedere che nell'anno 2024 devo parlare ancora della violenza di genere. Questo nuovo metodo di terrore che stiamo vedendo, che Hamas ha usato il 7 di ottobre. E purtroppo lo stanno facendo proprio adesso, mentre noi parliamo, a Gaza. Alcuni di questi terroristi, quando sono stati interrogati, hanno parlato delle istruzioni che avevano ricevuto, avevano degli ordini che avevano nelle tasche, che gli dicevano dovete superare le donne, dovete mutilarle, dovete umiliarle. Con alcuni di voi ho assistito a una proiezione video all'indomani di quello, qualche settimana dopo il 7 ottobre, dalla quale 7-8 partecipanti all'ambasciata di Israele siamo usciti stravolti e abbiamo perso, credo, le successive notti di sonno a pensare all'orrore di quei filmati, di quello che emergeva. Quando pensiamo a queste donne che sono state lì per 6 mesi, non possiamo evitare di pensare che queste giovani donne potrebbero essere incinte. Che pensiero orribile, no? Essere stuprate da un terrorista, far crescere nel proprio ventre il bambino di un terrorista e poi dopo 9 mesi far nascere questo bambino in uno stato di rapimento. E se anche riusciamo a riportarle a casa oggi, io davvero prego che questo riesca ad avvenire, queste donne potrebbero non riuscire a interrompere la gravidanza. E questo è un qualcosa che noi esseri umani non possiamo accettare. Nessuna donna nel mondo, a prescindere dalla nazionalità, nessuna donna si merita di essere stuprata e che questo stupro venga usato contro di lei come strumento di guerra. Io credo che i paesi come l'Italia, credo che i paesi occidentali e liberali dovrebbero insieme alzare la voce e parlare contro questo metodo di terrore. Dobbiamo restare uniti, dobbiamo dire al resto del mondo, noi non possiamo accettare questo. Queste donne sono donne innocenti, non si meritavano che succedesse questo.